Poi arriviamo adesso a Cenerentola. Ovviamente capisco che non sia del mio target, però ci sono altri film delle principesse che ho apprezzato, quindi mi pare il caso di vederlo e criticarlo. Cioè, non pensavo però fosse così pesante il concetto della menata, più che altro, di Cenerentola che vuole andare assolutamente al ballo. Io per fortuna ho ringraziato la presenza delle sorellastre e della madrina, che riavvivano un po' il cartone, anche un po' i topini delle volte, e anche Lucifero volendo. Sono tutte cose carine. Più classico che non ho apprezzato, Cenerentola 2 è niente. Cioè, mentre il primo è brutto, il secondo è niente, perché è nulla, perché è un sequel che ho capito appena sapevo di cosa parlasse. Cioè, si basa tutto su Genoveffo e il panettiere che vogliono stare insieme, un panettiere a caso. E da qui, conoscendo il carattere della madrina e di Cenerentola, sapevo già il ruolo e sapevo già come sarebbe andata a finire. Quindi ho intuito già subito che la madrina avrebbe rotto i coglioni, come ha fatto con Cenerentola, che Genoveffo non può sposare il primo panettiere che passa. E Cenerentola, avendocela fatta, ovviamente la sostiene, quindi Genoveffo diventa più buona nei suoi confronti. E vi ho detto tutto il film, praticamente. Poi arriviamo a Cenerentola 3, mi è piaciuto un po' di più, nel senso che, come sapete, io amo le saghe, i film, le serie TV, eccetera, che propongono delle trame alternative rispetto a quelle che conosciamo. Proprio per questo ho amato Xenoverse, e sto portando appunto la rivincita dei cattivi, proprio perché portano una storia diversa. Però capite bene che se mi fai una storia alternativa di Cenerentola, che già non mi è piaciuto, non mi piace tantissimo neanche questo, però già meglio degli altri due sicuramente. Poi arriviamo ad Alice nel Paese delle Meraviglie. Raga, per me l'orrore Alice nel Paese delle Meraviglie non lo posso tollerare. Ringrazio Tim Burton, che è riuscito a creare un capolavoro da questa merda, perché non è possibile, sia perché è un film della Disney, sia perché è un film punto, è una merda. Perché innanzitutto c'è da dire, perché qua oltre al danno c'è la beffa, perché non è possibile che un cartone basato, o qualsiasi un film, una canzone basato sulla droga, non puoi farlo noioso, parla di droga, non potevo affrontarlo seriamente, che veniva poi interessante un discorso sulla droga, ma neanche così male. Cioè, o è divertente o interessante, un film sulla droga non può essere altre cose. E Alice nel Paese delle Meraviglie me l'aspettavo facesse scompisciare da ridere, e ci prova. Il problema non sono i personaggi secondari, ovviamente, perché sono loro l'unica cosa divertente di questo film. Solo che non puoi ridere, e sapete perché? Perché Alice è una rompicazzo. È veramente un personaggio che è più odiato, perché a differenza del film di Tim Burton, questa Alice non sa entrare nel mood. Continua a frignare, lamentarsi, e giustamente, andando avanti con questo carattere, senza entrare nella follia, tutti la pigliano per il culo, giustamente. E la cosa strana però, appunto, è che è anche un film Disney questo, che di solito la Disney ti insegna a non arrenderti mai. E noi vediamo per la maggior parte del film Alice che piagnucola, ma perché non ti svegli? Poi parla anche con una voce fastidiosa, tutta cantilenante, ma parla normalmente. 10.000 volte meglio la Regina di Cuori. Avrà il fetish per le rose rosse e per le decapitazioni, ma almeno è più simpatica di Alice. Poi Le avventure di Peter Pan, ovviamente non c'è niente da dire, veramente molto carino e molto divertente. Lì il vagabondo. E il vagabondo mi piaceva, perché ovviamente aveva elementi interessanti. Il problema è che si concentrava troppo sulla storia d'amore tra i due cagnolini. E voi dite, è il titolo. Sì, ho capito, ma ad esempio il Vagabondo 2 è il cucciolo ribelle, che si dà anche più peso al resto del mondo, diciamo, non solo alla storia d'amore, perché infatti ci si concentra proprio su Zampa in sé, quindi non solo sulla storia d'amore, ma a tutto quello che incontra. Quindi forse magari il fatto che Biagio e Lily fossero già grandi, giustamente avevano tanto da inquadrare la loro vita in generale, ma solo la storia d'amore, può anche essere questo. Però un classico un po' così, un po' aspro, che poteva essere più digeribile se non ci fosse questa concentrazione solo la storia d'amore. E poi abbiamo La bella addormentata nel bosco. Anche qui la cosa ironica è che io stavo quasi per addormentarmi quando c'è poi una scena in cui tutto il ragno si addormenta. Ma comunque, a parte questa battuta, innanzitutto sono rimasto un po' sorpreso del fatto che Aurora ci rompeva proprio attivamente le palle del fatto che vuole conoscere assolutamente un principe. Gentile arriva per parlargli, no? Semplicemente per dire due parole, lei scappa. Cazzo, ma almeno conoscilo. Va bene che si è avvicinato a un inquietante nella foresta e può essere spaventoso. Questa visione del principe che aveva una volta la Disney è un po' strana, ma comunque, secondo me, allora doveva fermarsi e parlarci. Almeno parlarci, visto che voleva assolutamente un principe. Ma comunque, c'è stata la scena di quando Aurora viene punta, che ho detto, qua le tre fatine
sono alleate di Malefica, perché non possono essere così deficienti. Ovviamente l'unica volta in cui viene lasciata da sola, giustamente Malefica ne approfitta, ovvio, e ci stava come scena. Il problema è che non capisco perché, quando ovviamente Aurora ha attraversato il muro del camino, le tre fatine dopo un po' se ne sono accorte e anziché far sparire subito il caminetto e placcarla, sono state lì, quei proprio, guarda, quei tre secondi di differenza che hanno fatto appunto la differenza, a calcarte al muro per dire Aurora, Aurora, ma cazzo, ma leva sto muro e valla a prendere. Ma secondo me era perché non c'è altro modo, e l'unica spiegazione plausibile, non riuscivano a creare in quella situazione un modo in cui Malefica l'avrebbe presa, e serviva che proprio in quel momento Malefica prendesse Aurora. Per questioni secondo me di tempistiche, Aurora in quel momento doveva essere punta, quindi le tre fatine dovevano rincoglionirsi per pochi secondi dimenticandosi che potevano far sparire il muro. Poi arriviamo alla carica di 101, anche questo l'ho molto apprezzato. Secondo me i ladri di Mamma per Solaero sono ispirati a Gaspare Orazio, perché l'idiozia è la stessa. Anche qui non c'è niente da dire, mi è piaciuto e basta, cioè non è un capolavoro assolutamente. E poi abbiamo la spada nella roccia, questo l'ho anche apprezzato di più della carica di 101, perché oltre al fatto che sia un bel cartone in sé e con le spalle comiche che ci stavano a pennello, mi è piaciuto molto il personaggio di Merlino, che essendo uno che non ho ben capito in che modo lui viaggiasse nel tempo, mi è piaciuto molto perché lui, conoscendo già tutto, perché ha viaggiato nel tempo senza spiegare come, lui riesce ad avere anche qualche piccola frecciatina sociale, insegnando con un po' di retorica anche ad Artù il mondo, trasformandolo. Poi Anacleto ovviamente è spassosissimo, e mi è piaciuta anche quella chicca quando Merlino, per minacciare Anacleto, gli dice guarda che ti trasformo in un umano, e Anacleto era sventatissimo, diceva no, faccio come vuoi. Talmente odiava gli esseri umani, è stupendo. Arriviamo ora al Libro della Giungla. Questo classico l'ho apprezzato particolarmente perché le musiche per la prima volta forse non erano fastidiose, anzi sembrava per la prima volta un cartone nato con la musica in modo diverso da fantasia, nel senso che il Libro della Giungla è proprio ritmato, cioè come ben capite è diverso da un progetto come Fantasia che prendi la musica e ci fai dei cartoni sopra. Qua proprio la trama ha un senso grazie alle musiche, la musica che accompagna stavolta egregiamente il cartone. E mi ha anche stupito che, nonostante l'ignoranza generale che circolava in questo cartone, la battaglia finale è angosciante e si scherza col fuoco letteralmente, perché per la prima volta si vede Baloo che forse muore, ma veramente la Disney è uscita dai concetti che ha creato lei, che non si può far vedere in un cartone per bambini la morte, e qua c'è la spiattella così all'improvviso che poi Shao Kahn è fondamentalmente un pezzo di merda e colpisce a morte Baloo. Io sono rimasto veramente sorpreso in positivo, e ovviamente non poteva morire perché si stava esagerando ovviamente. Poi arriviamo agli Aristogatti. Allora, come ho letto anche da Wikipedia, gli Aristogatti è stato l'ultimo progetto che ha provato Walt, però non ha visto la sua realizzazione, quindi non si sa esattamente cosa ha visto. È stato ironico come Walt, è plausibile che lui abbia sempre odiato i gatti, perché ogni volta che li rappresentava erano odiosi, come ad esempio c'era Figaro che, se vi ricordate, l'unica cosa che faceva in Pinocchio era cercarsi di mangiarsi il pesce e qualche smorfia così per accompagnare bene la scena. E poi non per niente Walt ha fatto, non dico proprio per la prima volta perché non era proprio il primo personaggio che ha creato, però il più famoso è stato Topolino, proprio perché era un topo. È stato un po' strano vedere la comparsa degli Aristogatti. E invece adesso addentriamoci proprio nel vero e proprio classico. Ovviamente mi è piaciuto, e però per la prima volta il cattivo di questo classico lo capisco, perché giustamente Edgar, per quanto sia più imbranato che malvagio, io mi sono proprio immedesimato, perché come vi sentireste se sapeste che la contessa, cui per anni avete dato i migliori servigi, sentite dire che vuole lasciare tutta l'eredità ai gatti e non a voi. Sarebbe stato più cattivo se avesse impedito che l'eredità passasse a un'altra persona, ma ai gatti, come dice lui giustamente. Ma che cazzo vuol dire dare l'eredità ai gatti? Che cazzo se ne fanno dei soldi i gatti? A chiunque sarebbero girati i coglioni sarebbe intervenuto giustamente. Ovviamente non ne parliamo del vecchio George, perché fosse uno dei personaggi più simpatici che ha creato la Disney. E poi l'unica cosa un po' che non mi è piaciuta di Aristogatti, ma proprio spaccando il cappello in quattro, è che va bene che il combattimento finale
con tutti i gatti che vanno addosso a Edgar non era serio. Addirittura spezzarlo in modo quasi ridicolo con Groviera che dice silenzio perché sta cercando di scassinare la cassaforte, è sembrata proprio un'idea troppo stupida. Bene che per bambini, però già il combattimento finale dopo il libro della giungla, tra l'altro, è stato ovviamente molto molto più alleggerito nella confusione eccetera, e poi me lo interrompi ancora con Groviera perché sta scassinando la cassaforte. Poi però ha un po' recuperato perché poi Edgar ha messo Romeo in un baule per mandarlo a Timbuktu a caso, una località a caso, di mente Timbuktu, vabbè.